È venuto il tuo momento, voglio sentire la tua opinione. Giuseppe Cruciani. Oggi questi signori protestano per i diritti che nessuno vuole togliere. Nessuno, Mario, vuole togliere questi diritti. Lo dico anche a voi. Nessuno vuole togliere il diritto al divorzio, nessuno vuole togliere il diritto a essere omosessuale, nessuno vuole togliere il diritto all'aborto. Non lo vuole togliere nessuno. Mettetevelo in testa, nessuno. Eppure le stesse persone poco tempo fa, pochi mesi fa, non è passato un secolo, stavano zitti, non fiatavano, erano muti. Erano muti quando a centinaia di migliaia di persone venivano tolti i diritti fondamentali. Non si poteva salire su un autobus, non potevano andare in un ristorante, non si poteva fare praticamente nulla se non ti eri inoculato. Io non voglio dire, non farmelo dire Mario, che quello era il vero fascismo, non fatemelo dire che quello, lo vorrei dire, ma non fatemelo dire che quello era il vero fascismo. Non c'erano diritti fondamentali per tante persone che venivano vessate e le stesse persone che avete sentito prima le maltrattavano, maltrattavano chi non si voleva inoculare. Venivano emarginate e venivano sbeffeggiate dalle stesse persone che avete sentito prima. Che adesso secondo me dovrebbero fare di fronte a questa contraddizione le stesse persone che adesso invocano il fascismo inutilmente o l'avvento di un nuovo fascismo dovrebbero andare di fronte allo specchio la mattina e dirsi mi faccio schifo. Ciao. Grazie Giuseppe, io spero che